un movimento che sappia... Un meridione che riparta da se stesso. È il Sud siamo noi, l'hashtag lanciato da Azione Meridionale con l'obiettivo di riunire società civile, professioni, imprenditoria e forze sane del meridione per andare oltre i partiti tradizionali e le divisioni destra-sinistra. In sintesi, mettere al centro della politica il mezzogiorno e il suo sviluppo, come spiega il presidente di Azione Meridionale, Domenico Falco. Ascoltiamolo. Noi vogliamo essere una sorta di coscienza critica rispetto ai partiti tradizionali che hanno abbandonato il mezzogiorno, che non hanno un progetto per il mezzogiorno, che non riescono a comprendere l'importanza della Campania, di Napoli e delle regioni meridionali. Ci vuole una consapevolezza, un discorso culturale che va al di là dell'appartenenza partitica, ma che pone al centro l'attenzione soprattutto sullo sviluppo complessivo del mezzogiorno. Ecco lo scopo della riunione di questa mattina. Il mezzogiorno denuncia Azione Meridionale fuori dall'agenda di governo. Basti pensare che in tutto l'esecutivo solo un ministro è nato al sud di Roma. La prima battaglia quindi è quella della rappresentanza, come spiega Alessandro Sansoni. Il sud negli ultimi tempi è uscito dall'agenda politica del paese, non c'è una rappresentanza politica adeguata nel governo e di tutta evidenza su 12 e più ministri, 12 ministri con portafoglio e tanti altri insomma sparsi, c'è soltanto un ministro che proviene dal sud. Questo è sintomatico di una incapacità del mezzogiorno poi di incidere effettivamente nella sfera politica ma anche economica e culturale del paese.